Ciao a tutti, siamo qui alla Fiera Subacquea a Bologna e qui insieme a me c'è Mario Vecchioni del Centro Subacquea Acquatica di Pescara ed è un giorno molto piacevole per me perché c'è qualcosa di particolare che è successo. Siamo partiti nell'ottobre l'anno scorso con il nuovo programma per la sicurezza subacquea nei centri SUP in tutta Europa. E oggi abbiamo Mario con Acquatica, che è il primo centro in Italia che ha preso il certificato di AIRA 2. Ma non è che solo il primo in Italia, è anche il secondo in tutta Europa che ha preso questa importante certificazione. E il programma in sé si tratta di tutto quello che serve per migliorare la sicurezza nel diving durante l'immersione, ma anche fuori dall'acqua. Mario, prima grazie conversazione e una domanda, ma era difficile partecipare oppure? Allora, naturalmente è una questione di serietà, perché ci sono delle domande in cui viene chiesto ma porti il defibrillatore in piscina? È chiaro che tu puoi dire sì a tutto e conseguire il livello, però poi devi essere serio e quindi puoi fare quello che dici, quindi è relativamente facile se poi dopo completi le azioni, quindi sì, è facile perché poi sono tutte cose che ti aiutano a stare tranquillo e a far stare tranquilli gli altri, anche perché ricordiamo che il primo requisito, il primo dovere dell'istruttore subacqueo è la sicurezza del tuo studente, quindi del suo studente, quindi è molto importante avere sempre un pensiero e che succede se e sapere cosa fare con l'intervento. Quindi sicuramente il programma IRA è una cosa che tutti dovrebbero fare, non soltanto il primo, se no, ma è una cosa che tutti devono fare e tutti devono seguire, quantomeno livello 1. Sì. Infatti ci sono diversi livelli, c'è livello 1, 2 e 3, adesso siamo a livello 2 con Mario, ma sono sicuro che sarà anche fra i primi che prende il livello 3. Come vedi non è difficile di diventare AIRA, si deve impegnare perché non è facile neanche, serve un po' di impegno dal professionista e dal centro subacqueo, esatto. Però invitiamo tutti di partecipare e di vedervi presto come magari forse il secondo centro AIRA in Italia. Di nuovo grazie Mario, grazie per tutto l'impegno, grazie mille e buona immersione. Grazie.